Mattia, che cosa cerchi? Che vuoi? Anche questa volta è la febbre? Che cos'è? Lo sento anch'io, Mattia. Anch'io. Tanto lontano. Guardati dall'uomo che ti affronterà senza le armi. Sta attento, Attila. Potrebbe essere un tranello. Vuoi che abbia paura di qualche pezzo di legno? Chi sei tu che osi attraversare la mia strada? Sono Papa Leone, il servo dei servi di Dio. Io non conosco il tuo Dio. Ma egli conosce te, Attila. Sorveglia ogni tuo gesto. Legge nel tuo cuore. Parla al tuo spirito con la voce di coloro che hai sacrificato alla tua ambizione. Non ho varcato le Alpi per sentire prediche. Lo so. Sei impaziente di arrivare a Roma. Non c'è più nessuno a difenderla ora. Puoi ridurla a un cumulo di rovine. Puoi uccidere tutti, vecchi, donne, bambini. Ma ricorda, Attila, il sangue degli innocenti non si cancella. Ricorda, fratello, il sangue degli innocenti non si cancella. Ricadrà su di te. Quali parole pronunciò ancora il vicario di Cristo nel tentativo di placare la barbarica furia del condottiero Uno? Nessuno poté udirle. Si parla di questo come di uno dei più grandi misteri della storia. Ma forse non è un mistero. Papa Leone non poté usare altro linguaggio che quello divinamente semplice del Vangelo. Un linguaggio accessibile a tutti gli uomini di buona volontà. Romani e barbari, grandi e umili, schiavi e condottieri. Ma era Attila in grado di comprenderlo? Non ho altro da dirti. Sta a te decidere.